governo è praticamente sull'orlo di cadere, che ruolo avrà la federazione della sinistra concretamente? Quale ruolo potrebbe avere? Ma il governo secondo me sta proprio per cadere e non escludo che si facciano le elezioni anticipate entro marzo. La mia opinione è che la federazione della sinistra debba partecipare ad un'alleanza la più larga nella chiarezza politica per sconfiggere Berlusconi e per mandare a casa questo governo che è davvero un pericolo per il paese. Vendola e Fini alleati probabili, possibili o impossibili? No, non lo vedo possibile. L'alleanza con Fini non ci può essere proprio perché Fini viene da destra, è di destra, non è che viene da destra. Secondo me è più probabile che ci siano tre schieramenti, uno di destra con la Lega, Berlusconi più Lega, uno di centro conservatore, di centrodestra con Fini, con Rutelli e con Casini e poi uno schieramento di centrosinistra con il Partito Democratico e noi, e Di Pietro. L'ultima, lavoro, scuola o criminalità in giacca e cravatta? Qual è il focus di questa nuova stagione politica? Ma direi criminalità organizzata dei colletti bianchi, che è il volano di tutto, perché spiega anche per quale motivo non ci sono le risorse per il lavoro da un lato e per la scuola e l'università dall'altro. Non ci sono risorse perché stanno depredando il paese in maniera selvaggia. Lei è un insegnante e un comunista, fanno più male gli operai di Pomigliano o dei trentenni ridotti a fare lo sciopero della fame davanti al Parlamento? Ma sono due facce della stessa medaglia, perché non è che gli insegnanti non sono lavoratori dipendenti esattamente come gli altri, non sono classe operaia nel senso tradizionale, ma sono proletarizzati e precari, esattamente come i giovani operai. Buon lavoro. Grazie, ciao.